Assessore, avete ospitato questa importante tappa, questo triathlon a Montesilvano. Hanno visto tante persone partecipare in città e vivere la città di Montesilvano, che si appresta anche a vivere una stagione estiva importante. Sì, sono stati 2 giorni veramente molto, molto belli da un punto di vista sportivo e non solo, perché ci sono state oltre 4.000 presenze che hanno animato tutto il lungomare, la nostra città in questo fine settimana. Circa 1.500 atleti accompagnati poi da, chiaramente, da tutti i rispettivi staff, le associazioni, anche le famiglie, per cui Montesilvano è stata davvero teatro di una manifestazione di carattere veramente, veramente prestigioso. È la manifestazione che sul cartellone degli eventi della Federazione Italiana Triathlon a livello giovanile è certamente l'appuntamento più importante. E l'organizzazione è stata impeccabile, siamo orgogliosi e fieri di aver avuto l'opportunità di poterla ospitare sul nostro territorio. Deve essere un motivo di orgoglio non solo per questa amministrazione ma per tutti i cittadini. È chiaro che quando viene bloccato il lungomare poi per qualche giorno inevitabilmente possono crearsi dei piccoli disagi, che però a fronte del movimento economico, sociale e sportivo che questa manifestazione ha mosso sono davvero briciole, perché oltre a aver distribuito tutti gli atleti e i presenti su 10 hotel abbiamo riempito quasi tutte le strutture alberghiere con questo evento. Gli albergatori hanno lavorato, i ristoratori hanno lavorato tanto, gli stessi balneatori hanno lavorato, ma pure i privati che hanno affittato seconde case ad atleti e famiglie, per cui una manifestazione su cui noi puntiamo tantissimo e che auspichiamo di poter ospitare nuovamente il prossimo anno e per gli anni che verranno. Abbiamo inoltre questa ciliegina sulla torta, quindi siamo doppiamente orgogliosi, perché Verena è assolutamente un'eccellenza montesilvanese, insieme al suo coach Simone Mantolini rappresenteranno non solo la città ma l'intera nazione alle prossime Olimpiadi di Tokyo, quindi è un motivo di orgoglio davvero per noi. È chiaro che gli facciamo a tutto il team ovviamente, ma Verena in particolare, un enorme in bocca al lupo, e noi saremo sicuramente qui in prima fila a fare il tifo per lei. Qual è il tuo obiettivo che ti poni poi per le Olimpiadi? Che cosa vuoi riportare a casa? Beh, intanto tanta esperienza, perché per me è la prima Olimpiade e sono una delle atlete più giovani in gara, quindi adesso è intanto andarci e sicuramente fare una bella gara, divertirmi e godermi questa esperienza. Allora sicuramente un sogno che si avvera questo. Beh sì, decisamente credo che sia il sogno di ogni atleta da un certo livello in su.